speciale Fantacalcio. Ed eccoci con un nuovo appuntamento su Radio No Frontiere per speciale Fantacalcio. Allora, caro Ciro, vai con le chicche. 33esima giornata di questo speciale Fantacalcio. Innanzitutto ricordiamo le scelte della scorsa settimana che ci hanno portato abbastanza bene, perché abbiamo indovinato una serie di calciatori. Addirittura tutto il tridente d'attacco ci ha segnato. Ci è andata bene la settimana scorsa. La Sbauletta, i giocatori. Salah, Abiadini, Insigne, tutti a segno la scorsa settimana. Anche Pogba a segno a centrocampo. Abbiamo guadagnato un più uno con Handanovic che non ha subito gol. Quindi direi che è stata una settimana prolifica. E speriamo di potervi offrire ulteriori scelte nella nostra top 11 imponenti. Questa settimana ho voluto spaziare un po' di più tra i calciatori della nostra Serie A, non mi sono voluto soffermare solo sugli stessi di cui abbiamo parlato nelle ultime settimane, anche se inevitabilmente non si può non inserire non si possono non inserire calciatori delle prime tre posizioni, perché inevitabilmente sono quelli che stanno facendo meglio, esatto. Lo dice la classifica. E quindi abbiamo scelto un 3-4-3 come sempre, con Buffon tra i pali perché Juve Palermo ce lo impone, e così come due terzi della difesa sarà bianconera, composta da Barzagli, Rugani e poi Manolas della Roma, che è la nostra terza scelta. A centrocampo abbiamo deciso di schierare Florenzi, Pogba, Parolo e Soriano, che è un centrocampo molto versatile. In attacco Dybala, Icardi e Insigne. Questo tridente molto molto tecnico, possiamo dirlo. Non dobbiamo essere tifosi al fantacalcio, certo, non ce lo dimentichiamo. Fantacalcio è diverso. E quindi Icardi va schierato secondo me, perché 50 gol in 100 partite, ragazzi, è una media impressionante. Quindi, è una buona media. Queste sono le nostre scelte. Insomma, ho voluto premiare giocatori come Soriano e Parolo, anche perché insomma Sampdoria Milan è una partita secondo me nella quale Soriano potrebbe anche essere grande protagonista, e perché Parolo si sta riprendendo piano piano con la Lazio. Lazio che sfiderà l'Empoli in casa, non ce lo dimentichiamo, e potrebbe essere una buonissima soluzione a centrocampo. Poi Florenzi, calciatore, sappiamo che può sempre assist goal essere protagonista, e quindi l'abbiamo voluto premiare. Pogba centrocampo, chiaramente imprescindibile, certo, imprescindibile. Così come poi, per completare questa squadra, Dybala e Insigne. Dybala contro la sesta squadra credo che possa davvero fare la differenza, e poi perché Insigne quest'anno a Milano ha già segnato due gol, lo ricordiamo, e quindi puntiamo sul fattore campo in questo caso, perché San Siro ha già portato bene a Lorenzo e speriamo possa portare nuovamente bene a lui e a Napoli.